Dura protesta dei dipendenti del servizio scuolabus del comune di Fiumicino. I manifestanti si sono radunati davanti la sede di Piazza Dalla Chiesa per chiedere la modifica del contratto di lavoro, la fine del precariato e maggiore trasparenza e puntualità nelle buste paga. Abbiamo indetto uno sciopero per i lavoratori di Frati Arcangeli che effettuano il servizio del trasporto scolastico qui nel comune di Fiumicino. Sono anni che cerchiamo di migliorare le condizioni di questi lavoratori che hanno addirittura contratti a un'ora a settimana, un'ora al giorno, oppure contratti a tempo determinato, ma contratti a tempo determinato trascinati da decenni, che non è più tollerabile, è contro legge. Quindi chiediamo alla società di risolvere queste problematiche che noi sottoponiamo. E in più abbiamo chiesto al committente di intervenire per poter essere più incisivo verso l'azienda, perché è un'azienda che purtroppo latita negli incontri, non ci vuole incontrare, addirittura rifiuta pure gli incontri istituzionali. C'è stata una convocazione della prefettura e ha mandato un'impiegata, non è venuto il titolare, e in più dopo che la prefettura aveva dato 30 giorni di tempo per poterci incontrare e discutere le problematiche, si è negato per tutti a 30 giorni. Siamo qui per chiedere al comune di essere ricevuti. Abbiamo diversi problemi purtroppo con questa azienda, uno su tutti è il precariato purtroppo che c'è tra lavoratori, con contratti a volte di un'ora, due ore che non sono previsti neanche dal contratto nazionale del lavoro, e purtroppo continuano a latitare le buste paga, che sono lo strumento con cui il lavoratore controlla se la propria paga è corretta. Chiediamo quindi di essere ricevuti e che il Comune tuteli questi lavoratori affinché questa situazione finalmente dopo tanti anni si risolva, perché è una situazione che parte da 4 anni fa. Questa azienda ha da poco firmato o perlomeno si appresta a firmare il nuovo appalto che parte da quest'anno, lo ha rivinto per la seconda volta, per cui chiediamo al Comune, prima ancora di far firmare questo contratto di servizio, di mettere queste tutele a favore dei lavoratori.